farò vedere per intero, cercherò di farvi vedere le parti più interessanti e più curiose di questa avventura, che richiederebbe da sola ben più di un ciclo intero di incontri per poter essere adeguatamente approfondita e conosciuta. Spero che la visione sia di vostro gradimento. Il rituale religioso ricco di carattere simbolico. La sua struttura costituisce un episodio singolare dell'architettura senese. Dunque, innanzitutto buon pomeriggio, sono contenta di essere qui con voi per parlarvi un po' di inquisitori, inquisizione, santi e papi, aggiungerei, in una catena di termini che si possono in parte spiegare per associazione, in parte no. La Cappella Portinari, chi è stato in visita lo saprà, chi l'ha visitata non stamattina ma autonomamente in un altro momento se lo ricorderà probabilmente, viene iniziata nel 1337 e conclusa due anni dopo. Anni viene consolidata la santità di Pietro da Verona, che è una santità antiereticale. Nel frattempo a Milano, quindi in un certo modo in concorrenza con questo santo voluto nei frati predicatori e naturalmente anche dal Papa, nasce una nuova santità. Nasce una nuova santa che è questa donna di nome Guglielma. Non so se voi abbiate mai sentito parlare di questo personaggio e sicuramente l'avete sentito parlare come Guglielma la Boemia. È molto bello, una definizione molto bella, molto evocativa, e secondo me è questa la ragione della fortuna, no? Guglielma la Boemia, un personaggio misterioso, evocativo. In realtà Guglielma la Boemia non c'è scritto proprio da nessuna parte. La prima volta compare in un documento del 600, quindi figuratevi, molto lontano dai processi. Nei processi è Santa Guglielma. Basta. Il martire Pietro da Verona è molto rappresentato nell'iconografia. Cioè, è una prima domanda, è una questione di committenza o è un, diciamo così, un soggetto molto amato dagli stessi artisti? E seconda domanda, una bibliografia facilmente reperibile di questi personaggi che lei ha appena descritto nelle librerie? Grazie. Questo succede perché è un martire, è un santo dell'ordine e viene immediatamente dopo la sua morte, il capitolo generale dell'ordine dei frati dice di sostenere la figura del santo attraverso la promozione delle immagini, quindi la direttiva viene dall'interno dell'ordine. Questa direttiva però poi prende delle vie autonome, ma perché soprattutto i frati di Pietro da Verona sono quattrocenteschi, insomma, quindi un po' dopo che lui è morto. E molto spesso viene privilegiata la rappresentazione di San Pietro Martire a quella di Domenico, che era santo fondatore dell'ordine. Io non sono esperta di iconografia, credo che sia dovuto anche al fatto che la rappresentazione con il falcastro in testa sia estremamente suggestiva. Tant'è storica, se si sa a quante ammontarono le condanne a morte eseguite. Domando questo perché qui ho un deficit di memoria dovuto alla stanchezza su un libro che ho letto non più di una settimana fa, un libro scritto da uno storico americano che dirige l'Istituto Fede e Ragione, sostanzialmente il quale calcola che in tutta Europa, nell'arco dei secoli in cui fu attiva, l'Inquisizione produsse non più di 3.000 condanne a morte, quindi mi sarebbe piaciuto mettere a confronto i due dati. Quello che posso dire, avendo studiato sia il caso milanese ma anche molti altri casi di inquisizione in altri luoghi, anche non solo in Italia, è che le condanne a morte sono molto di meno di quelle che non ci immaginiamo. Molte, ma molte di meno. E non sto difendendo gli inquisitori, non è questo il mio intento.